Ciao vecchio, tutto a posto? Ehi, ciao, come va? Un po' che non ci vediamo. Sai che ho preso il nuovo iPhone 14 Pro? Una figata assurda, nuove Ma dai, funzioni, nuovo design, interessante. nuovi materiali, l'iPhone migliore di sempre. Una cosa mai vista, pazzesco. E l'ho pagato pure poco. Il meglio del meglio, in assoluto. Tu invece hai sempre quel... o hai cambiato? No, io ho comprato questo Nothing Phone 1 perché ne ho sentito parlare molto bene ed ero curioso di provarlo e sinceramente mi sto trovando davvero benissimo. Non pensavo, sai? Te lo consiglio. Oh, ma cos'è quello sgorbio? È più una voglia di iPhone. Ammettilo, dai. No, no, non è una voglia di iPhone, te lo posso garantire. È qualcosa di completamente diverso, te l'assicuro. Che sfigato! Hai comprato un Nothing Phone 1 perché non puoi permetterti un iPhone, diciamolo. Ma che vergogna! Hai ragione, e sai cosa ti dico? Me lo tengo molto molto stretto. E tu, tieniti il tuo iPhone. Ciao! Ok, ciao. Ciao amici e Revotech a tutti! Io sono Pasqui e questo è il nuovo Nothing Phone 1 che ha creato tanto hype! L'ha fatto discutere parecchio dal momento del suo lancio. Innanzitutto ringraziamo l'azienda che ci ha inviato il prodotto in prova. Noi abbiamo ricevuto la versione da 12 256 di storage interno e siamo rimasti piacevolmente sorpresi e lo sto usando da 3 settimane buone come telefono principale. I suoi punti di forza sono senz'altro un telefono bello, materiali premium, cornici simmetriche, molto belle da vedere, velocissimo, batteria che dura molto, con dei bellissimi LED incastonati nella parte superiore. Come sappiamo ormai tutti, lo sanno anche i sassi, Carl Pei, cofondatore di OnePlus e ora padre supremo di questa nuova startup che risponde appunto al nome di Nothing, è uno che ama lo stile minimale e si ispira tantissimo al mondo Apple. E ovviamente per questo debutto del nuovo marchio ha unito le due cose, sia per quanto riguarda la confezione che nel terminale stesso. La scatola è molto particolare, diversa da tutte quelle che siamo abituati a vedere. Per l'apertura la si deve per forza rompere e non può più essere richiusa. Al suo interno troviamo il Nothing Phone 1 che vi cade quasi perché è molto scivoloso dalla scatola, quindi quando aprite la scatola rischierete di romperlo al primo utilizzo, speriamo di no. Un cavo tipo C da entrambe le parti, un tupperello molto furbo per l'estrazione della SIM e poi la manualistica del caso. Come? Cosa mi state chiedendo? La cover? L'alimentatore? No, sono sorpassate. Non servono. Non posso non mettere una protezione, soprattutto se consideriamo che questo oggetto è veramente tanto delicato, ma soprattutto scivoloso. Sia il design che i materiali utilizzati per realizzarlo sono eccellenti e premium. La forma e lo stile è quello di un iPhone 12 o 13 con il posizionamento delle fotocamere come su un iPhone 11. Per quanto riguarda le dimensioni, abbiamo un'altezza di 159,2 mm per una larghezza di 75,8 mm e uno spessore di 8,3 mm per un peso di 193 grammi e mezzo. Il frame è tutto in alluminio, mentre sia il fronte che il retro sono in vetro. La vera particolarità di questo telefono sta proprio nel retro, infatti sotto questo vetro trasparente appare una maschera che copre i circuiti e ci fa vedere all'interno del telefono stesso. Ma la vera e propria innovazione sta nel fatto che troviamo la più grossa implementazione di questo smartphone, che risponde al nome di Glyph. Il Glyph è un sistema di notifiche a luce diffusa su tutto il retro del telefono, che è stata creata con l'utilizzo di ben 900 LED che ci permette a telefono ruotato, quindi con lo schermo rivolto verso il basso, di ricevere le notifiche, vedere la percentuale di batteria in ricarica, capire se è attivata la ricarica wireless, inversa e tante altre applicazioni che tramite vari aggiornamenti futuri saranno sempre più vaste con tante nuove implementazioni, almeno questo è quello che ci auguriamo tutti. Nonostante abbia le cornici molto squadrate a mattoncino, come siamo abituati a vedere appunto sugli iPhone, si tiene abbastanza bene in mano, anche se risulta, come dicevo, un po' scivoloso, un po' troppo, per colpa del vetro anteriore e posteriore che proprio non restituiscono alcun tipo di grip. Il vetro è poco oleofobico e non tratterrà
le vostre impronte digitali. Sul fronte invece vi è preapplicata una pellicola che sembra trattenere più del dovuto le ditate. Noi l'abbiamo ricevuto senza la pellicola, probabilmente qualcuno che l'aveva già usato prima di noi l'aveva tolta e abbiamo potuto apprezzare il display nudo e crudo, bello liscio e sexy da utilizzare. Entrambi i vetri, sia quello davanti che quello dietro, sono due Gorilla Glass. Sul lato destro troviamo poi il tasto di accensione e spegnimento, mentre sul lato opposto, alla stessa altezza, ci sono i due tasti del volume. Sul fondo c'è la porta USB-C di ricarica, alla sua sinistra il carrellino per le SIM, non è espandibile, e a destra la griglia dello speaker, che lavora in collaborazione con la capsula auricolare nella parte alta. Il display è un OLED da 6,55 pollici, con supporto all'HDR10 Plus e 120 Hz di refresh rate dinamico, perciò si adatterà automaticamente al vostro tipo di utilizzo in base alle app e al lavoro che state facendo in quel momento. E questo vi garantisco che fa aumentare tantissimo la durata della batteria. La risoluzione è di 2400x1080 pixel e 402 ppi di densità per pixel. La luminosità massima è di circa 500 nits, con picchi che però possono arrivare fino a 1200 nits in base all'utilizzo. Non ho mai avuto problemi di visibilità all'aperto, anche in condizioni di sole che batte direttamente sul display, mantenendo la luminosità automatica riuscirete sempre a leggere i testi. Anche i colori mi sembrano abbastanza fedeli, naturali. Si può scegliere fra due tipi di impostazione, una tonalità più naturale e una tonalità più pompata e satura, e potete anche andare a giocare con l'intensità di tale saturazione. È sicuramente un buon pannello, ma non il migliore visto quest'anno. La frequenza di aggiornamento è adattiva e non si può settare per averla fissa a 120 Hz, che secondo me è un vantaggio. Non abbiamo comunque mai avuto problemi di trascinamento, di blocco nello swipe o sfocatura nello scorrimento delle pagine, perciò non ci sono problemi di sorta. Sotto al display, in basso al centro, c'è un sensore di impronta digitale che funziona molto bene, prendendo l'impronta al primo colpo 9 volte su 10. Non possiamo dire la stessa cosa per il riconoscimento del volto, che probabilmente soffre di qualche bug di troppo, perché se lo provo a banco, seduto, fermo, con una luce fissa, uno sfondo fisso, magari monocromatico, tinta unita, eccetera, lui mi riconosce il viso e lo sblocca. Ma se lo provo in movimento, con uno sfondo variopinto, piuttosto che in condizioni di luce non ottimali, diciamo che 6-7 volte su 10 non mi riconosce il viso, quindi devo per forza utilizzare l'impronta digitale. Speriamo che risolvano con i prossimi update. Questo primo Nothing Phone sotto al cofano monta uno Snapdragon 778G Plus, fatto modificare appositamente per questo modello per supportare anche la ricarica wireless, che è quasi impossibile, direi, non lo so. Provate a cercarlo e poi mi direte nei commenti se trovate lo stesso SoC con anche la ricarica wireless in dotazione, perché mi sembra che sia l'unico per il momento sul mercato con questa configurazione. Non l'ho mai trovato caldo, leggermente tiepido, ovviamente perché dietro è di vetro, quindi anche se uscite, non so, all'aperto c'è il sole che picchia, o se siete in una situazione in cui lo state spremendo tantissimo a livello di gaming, allora forse un pochino tiepidino lo troverete, ma mai da non riuscire a tenerlo in mano, anzi, ci siamo proprio ben lontani. Questo è merito sicuramente del SoC, perché nell'utilizzo giornaliero è davvero fulmineo, anche se stiamo giocando e abbiamo tante applicazioni in background. Possiamo passare dall'una all'altra senza rallentamenti o blocchi o caricamenti. Insomma, è davvero perfetto in quanto a usabilità e fluidità. Ve lo dico senza mezzi termini, una fluidità del genere su un dispositivo Android l'ho vista e l'ho trovata poche volte. Veniamo a uno dei punti focali, cioè l'autonomia. Abbiamo a bordo una 4500 mAh ricaricabile con 33 W con connessione cablata USB e fino a 15 W in modalità wireless. Nel mio utilizzo quotidiano, che è molto molto stressante come sapete, con circa un'ora di chiamate, anche di più, qualche giochino, utilizzo di social e anche lavoro, quindi link, chat, mail con tantissimi account sincronizzati in push, parliamo di almeno 7-8 account differenti, arriviamo a sera sempre con il 25-30% di carica residua. Perciò il software fa veramente la differenza, in questo caso abbinato al SoC e alle memorie, quindi autonomia assolutamente promossa.
Con la ricarica da 33 watt si riesce a caricarlo fino al 50% in circa 30 minuti, mentre la ricarica completa avviene in poco più di un'ora. Se utilizziamo la ricarica wireless per arrivare al 100%, da zero impiegheremo circa 2 ore. È dotato anche di ricarica wireless inversa da 5 watt. Veniamo al software, che è un po' la croce e la delizia di questo smartphone. È equipaggiato con la Nothing OS 1.1.3 al momento della recensione, ma sappiamo che sta per arrivare un ulteriore aggiornamento che sistemerà alcuni bug e fixerà alcuni problemini minori, ovviamente aggiornando le patch di sicurezza, che è basato su Android 12. È un'interfaccia, come dicevamo, per lo più stock. A livello software direi un mix fra un Pixel e un Motorola, ma al momento con diverse funzionalità in meno. Ad esempio, il cassetto delle app è fisso. Le app vengono di default inserite tutte nel cassetto e non si può togliere e non si può scegliere tra avere il cassetto o le home. Poi ad esempio, se uno preferisce i tasti e non le gestures, non si possono invertire. Questa cosa succede anche su Motorola, perché se io voglio il tasto indietro messo sulla destra, mi devo andare a scaricare un'app di terze parti e andare a smanettare? Non mi sembra il caso. Abbiamo anche notato una grafica un po' scarna, le animazioni ridotte all'osso, qualche funzionalità tipo la barra laterale che manca. Ad esempio i toggoloni enormi non sempre sono comodissimi. Poi se si scorre da una pagina di toggle all'altra per selezionare un altro toggle, non è semplice, perché spesso vi tocca di cliccare su un toggle e attivarlo in modo involontario. Mi sono ritrovato senza questo feedback aptico e ho detto: ma cavolo, ma perché non c'è più? Non riuscivo a capacitarmi a spiegarmi il motivo. Ho riavviato il telefono due volte. Alla fine ho tirato giù la tendina di toggle e ho notato che avevo attivato il risparmio energetico senza volere. È ovvio che quando attivi il risparmio energetico si disattiva il feedback della vibrazione. Le app di Google che non vi interessano non possono essere disinstallate, ma possono essere disattivate. In generale abbiamo apprezzato molto la pulizia del sistema, che è orfano di applicazioni inutili, di bloatware, quindi questo sicuramente un grandissimo plus. Veniamo alle foto e ai video. Il sensore principale è un Sony, il famosissimo, utilizzatissimo, collaudatissimo IMX766 da ben 50 megapixel con apertura focale pari a f1.88 e stabilizzazione ottica dell'immagine più stabilizzazione digitale. Le foto scattate con questa fotocamera sono molto valide con tanta luce, in cui potrete sfruttare il sensore alla massima risoluzione per scatti più dettagliati, ma soprattutto di notte, dove una focale così luminosa riesce a tirar fuori degli ottimi scatti, risoluti, senza sgranamenti strani o sfocature non volute. Ottima la gestione delle luci con la modalità notturna attivabile direttamente a display, dove c'è il simbolino della luna, riuscirete a fare sempre belle foto. Mi ha stupito la fotocamera in ogni situazione di luce. Quindi sul punto e scatta è anche molto veloce nello scatto. Ha diverse modalità di scatto, come la funzione panorama, la modalità notturna, la modalità ritratto, il bokeh, l'HDR che può essere impostato su automatico, e anche la modalità macro, che è integrato nel secondo sensore, anch'esso da 50 megapixel ultra wide, con un'ampiezza di campo di 114 gradi che mi ha letteralmente stupito, e soprattutto per la capacità dell'autofocus e la stabilizzazione dell'immagine, che in questo caso è solo digitale ma che restituisce un'ottima resa. Peccato per l'assenza dei 60 fps nella modalità 4K. Si può selezionare anche la modalità notturna sui video e la modalità slow motion a 120 fps. Inutile dire che le immagini sono ottimamente stabilizzate, con stabilizzazione ottica più stabilizzazione digitale, come dicevamo, e anche i video vengono davvero molto molto bene. Come dicevamo, la seconda fotocamera posteriore, una grandangolare sempre da 50 megapixel, realizzata in questo caso però da Samsung, un sensore JN1 con apertura focale f2.2. Il campo visivo è di 114 gradi, giusta per fare le foto a un panorama senza avere il fastidioso effetto distorto dei contorni, e scatta abbastanza bene anche in modalità notturna. La fotocamera frontale è una 16 megapixel, buona per le videochiamate e abbastanza buona nell'autoscatto. L'audio l'abbiamo trovato davvero avvolgente, ma soprattutto potente, con presenza anche di bassi, ben bilanciato nonostante lo speaker principale, quello che sta sotto, abbia una potenza decisamente maggiore rispetto a quello che si trova nella capsula auricolare, dal quale escono soprattutto i toni acuti. Vi facciamo sentire. Is my own silhouette.
Per quanto riguarda il reparto telefonico e la ricezione, devo dire benissimo. In chiamata si sente molto bene, cristallino e senza interferenze, e anche dall'altra parte ci hanno sempre detto di sentirci bene, senza disturbi e rumori di sottofondo fastidiosi, perciò anche il microfono per la soppressione dei rumori funziona benissimo. L'applicazione per le chiamate è quella standard di Android, con la possibilità di registrare la chiamata, ovviamente però avvisando il nostro interlocutore. La ricezione, dicevamo, ottima in 5G, anche l'abbiamo provato in centro a Reggio, ma anche in 4G Plus non abbiamo mai avuto buchi o assenze di segnali. In conclusione, Nothing è riuscita a innovare questo settore degli smartphone Android. Sì, questi LED sono belli, si possono impostare le telefonate e le chiamate e le notifiche con le vibrazioni annesse, perché ci sono tantissime combinazioni di feedback aptici e vibrazioni possibili. Quindi l'effetto è molto bello, anche quando lo tenete in mano sentite questa vibrazione secca abbinata alla luce e anche al suono volendo. Avrei preferito forse un'implementazione di un always on display un po' più completo, perché sì, si illumina il display alla ricezione della notifica, però non è la stessa cosa che avere un'app che magari lampeggia come nell'always on di Motorola. Insomma, sono tutte quelle cagatine software che secondo me andrebbero implementate per far arrivare a essere completo uno smartphone di questo tipo. Ma queste sono opinioni del tutto personali. Sicuramente un bellissimo telefono, fatto con materiali pregiati e soprattutto molto difficili da trovare intorno a questo prezzo. Comunque, per tornare ai prezzi di questo smartphone, in questo momento lo trovate a 477 la versione da 8256, ma c'è da prendere la versione 8256 a occhi chiusi. E vi dico la verità, sono molto tentato anch'io di acquistarlo. In questo mercato un po' tutto uguale, ho apprezzato lo sforzo e la volontà di osare da parte di Nothing. E per questo sicuramente lo consiglio. Metteremo il link in descrizione, mi raccomando, supportateci, mettete tanti commenti, diteci la vostra. Detto questo, salutiamo tutti gli amici malati di smartphone, di smartwatch e tutto il loro network su Telegram. Unitevi a questi gruppi, venite anche sul nostro gruppo Revotech Group, vi aspettiamo numerosi. Venite anche sul nostro blog ceotech.it a leggere tutte le nostre recensioni scritte e a non perdervi le ultime notizie del mondo tech. Un saluto da Pasqui, ci vediamo prestissimo e Revotech a tutti. Ciao! Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.